una madre di Brunico che per la figlia ha creato una cooperativa sociale che ora dà lavoro a 12 persone, un giovane ingegnere che a Napoli ha messo la laurea nel cassetto per aiutare il padre ed ha scoperto il suo mestiere. Sono due tra i tanti volti dell'artigianato italiano che si possono incontrare ad Artigiano in Fiera, la grande esposizione internazionale in corso a Milano. Non ti scordar di me è il nome in italiano di una cooperativa sociale altoatesina specializzata nella produzione di capi di abbigliamento in lana. È stata pensata da una madre per la figlia e per le ragazze che, come lei, vivono sul confine tra disabilità e normalità. Noi a loro diamo un posto di lavoro protetto, però in mezzo alla vita, perché abbiamo un negozio e anche il laboratorio proprio in centro della città di Brunico. E però per il resto sono i nostri dipendenti normali come tutti. Oggi la cooperativa offre lavoro a 12 persone e 5 di queste sono sul confine. Sono guidate da sarte, ma seguite anche da psicopedagogisti e da volontarie. Io dico sempre si impara molto perché loro parlano molto col cuore, ecco, sono sinceri, sono aperti, anche la buona volontà che loro mettono, ecco, proprio mettono tutta la loro anima, ecco. Facciamo ponci, cappotti, adesso abbiamo cominciato anche di fare camicie e pullover e abbiamo modelli molto semplici che funzionano molto bene, sempre in tessuti di alta qualità che sono prodotti anche nelle nostre zone. Non ci danno soltanto il loro sorriso, però anche il loro aiuto qualche volta, perché anche loro sentono, se uno di noi è triste lo sentono e aiutano anche a noi. Dagli abiti al cuoio, da Brunico a Napoli, dove un giovane ingegnere ha messo la laurea nel cassetto ed ha scelto di investire nell'antico mestiere del padre. Io ho studiato ingegneria meccanica, quindi un altro mondo proprio. Lavoravo sulle automobili. Poi ho incominciato la crisi, ho aiutato papà, sono tornato a Napoli e ho sposato questo mestiere, però portandolo a altri livelli. Perché abbiamo conservato l'artigianalità del prodotto e la buona qualità, le vecchie arti e mestieri di Napoli. In piena crisi è stata una scelta inizialmente fatta per aiutare l'impresa di famiglia, ma sostenuta poi dalla scoperta di una passione vera per l'artigianato del proprio padre, in un territorio dove non è certo facile fare impresa. Seguiamo più che altro abbigliamentisti la alta sartoria napoletana e calzaturifici napoletani, questi che esportano in tutto il mondo e hanno negozi in tutto il mondo. Le griffe le abbiamo abbandonate proprio per crearci non il tanto il nome, ma farci conoscere e resistere oggi con queste arti che noi abbiamo. È difficile resistere? Resistere e sopravvivere, sì, ma lo si fa per passione, quindi quando qualcosa lo fai con amore è eterno.